indicazioni sono nel testo e mi limito a fare quello che ho fatto ieri, cioè a ringraziare per l'atteggiamento amicale dimostrato da questi amici che ci guideranno nella riflessione di stamani mattina, dall'alto delle competenze e delle testimonianze che hanno dato e danno quotidianamente nella loro vita. Li ringraziamo per la disponibilità per oggi, una disponibilità che non si ferma qui, ovviamente, perché tutti quelli che inciampiamo poi sono soggetti ad essere riconvocati. L'obiettivo più comune è quello di ricevere una testimonianza di valori, quelli che stamani, con una prospettiva particolare, affronteremo grazie appunto ai loro contributi iniziali. Quindi grazie di nuovo e buona giornata. C'è veramente bisogno del microfono? Ah, per l'audio te senti? No, perché a me tartufi danno fastidio. Ad ogni modo. Buongiorno a tutti. La notorietà delle persone che sono qui sedute accanto a me che basta, per cui non c'è bisogno che vi presenti, ovviamente. Dico soltanto, per entrare in res, che preparandomi per questo incontro ho letto naturalmente alcune delle cose che hanno scritto sia Gesualdi che Ercolini, che peraltro però sono persone che non soltanto hanno scritto ma hanno anche agito, hanno creato delle organizzazioni, degli enti dove hanno messo in atto, hanno cercato comunque di sperimentare le loro idee, diversamente da me che sono invece un cattedratico e basta, mi sono occupato soltanto di scrivere, di fare esami, di fare pubblicazioni scientifiche. Ecco. Oltre però a aver letto qualcosa di Gesualdi e di Ercolini, mi sono andato a rileggere sia la Laudato Si che soprattutto l'intervista che Francesco rilasciò a Tornielli, a Graziani, un'intervista che è intitolata niente un po' di meno che Questa economia uccide. Beh, questa è un'espressione di radicalismo evangelico, chiaramente, è un'espressione forte. Non si può chiedere a un Papa di scrivere un trattato di economia, ma insomma, quando si dice questa economia uccide, ci si esprime in un modo che colpisce, no? Profondamente colpisce, penso, un qualsiasi economista, certamente mi ha colpito nel profondo. Questa economia uccide. Dunque, devo intendere che ce n'è una che non uccide. Allora, ecco, riterrei opportuno dedicare, non dico l'intero incontro, ma una parte quantomeno dell'incontro, ad esplorare se ci sono delle dimensioni di un'economia compatibile con l'uomo umano, più che con l'uomo economico, se c'è un'economia che garantisca delle prospettive di benessere, di sostenibilità e così via. Poiché io ho ai miei lati persone che si sono occupate, appunto dicevo, hanno scritto e operato in questi campi,
Allora direi che potremmo proprio partire, se mi consentite formulerei alcune domande, tanto per dare un primo giro di manovella. No? Allora vorrei chiedere, partirei da Gesualdi, sappiamo bene che i sistemi economici di mercati capitalistici si basano, hanno come motore il profitto. Ora, è proprio di una settimana fa, un grosso gruppo come quello del Business Group di Boston si è espresso, per chi non sapesse chi sono queste persone, sono i 1200 chief officer delle grandi multinazionali. Si sono espressi, non dico contro il profitto, ma hanno detto che basta con il profitto e basta. Le imprese si devono interessare anche, devono porre per i loro obiettivi anche tutta un'altra serie di altre finalità. E questo è un punto importante. Sono credibili intanto queste persone, ma indipendentemente dalla credibilità, se il profitto è il motore dei mercati capitalistici, qualora si rinunci a questo obiettivo, quali altri obiettivi si possono mettere, no? alla base di quella che io ritengo comunque qualcosa di indispensabile, di una certa crescita, no? Io non credo che sia in discussione la crescita come tale. Ad ogni modo, in questo momento in Italia siamo a crescita zero e dunque avremmo realizzato già un obiettivo di coloro che sostenevano l'idea di una decrescita felice. Se siamo a decrescita zero, questo ci deve far riflettere, ma potrebbe essere anche il punto di partenza per una nuova economia, per un modo diverso di fare l'economia. Quindi è possibile orientare la crescita su sentieri economici diversi? Con quali strumenti? Gesù, io ti do la parola, ti do del tu. Certo, fai bene. Allora devo parlare con l'onorevole vicino di voi. Bene, sì, la partenza è questa dichiarazione che è venuta dagli Stati Uniti, del Business Roundtable, che è questa organizzazione di grandi imprese che appunto hanno dichiarato che le imprese non debbono lavorare soltanto per il profitto, ma anche per altri obiettivi. Come dichiarazione senz'altro è importante, perché soltanto pochi anni addietro invece si affermava esattamente il contrario. E se voi guardate un pochino l'assetto giuridico riferito alle imprese, si sostiene che il compito delle imprese è quello di garantire il profitto agli azionisti. E continua ancora ad essere così. Se vogliamo chiederci quanto ci sia di vero nella dichiarazione, io avrei forti dubbi, perché queste sono imprese che si trovano in grande difficoltà, perché hanno combinato un sacco di guai e quindi hanno bisogno anche in qualche modo di rifarsi la verginità. Quindi si rendono conto che per essere accettati dall'opinione pubblica hanno bisogno di dimostrare che il loro operare, il loro agire in qualche maniera va anche incontro a quello che è il bisogno del bene comune. E quindi ecco, noi studiamo le imprese da tantissimi anni e se c'è un pericolo da parte delle imprese è proprio quello di cercare di cambiare tutto affinché non cambi niente, in maniera molto controcattopardesca. Cioè cerchiamo di dare ad intendere che abbiamo cambiato le cose, quindi cambiamo le cose sul piano dell'apparenza, ma poi di fatto continuiamo ad operare come prima. E tanto per dire, potrei fare un esempio, noi stiamo studiando in questi giorni Acea, grande impresa multi-utility, si occupa contemporaneamente di gestione degli acquedotti, gestione di regolazione delle acque, produzione di energia elettrica e anche smaltimento dei rifiuti, tiene insieme tutte queste componenti. Se esaminiamo il suo bilancio di sostenibilità,
cioè cerca di farsi passare come un'impresa che privilegia le energie rinnovabili, semplicemente perché inserisce fra le rinnovabili anche la produzione di energia elettrica che si ottiene bruciando le rifiuti. Siccome ha due grandi termovalorizzatori, questa è la sua operazione. Ma questo, dal mio punto di vista, è inevitabilmente un inganno. Quindi si è reso conto Acea che per essere accettato dall'opinione pubblica bisogna cominciare a far vedere che ci sta orientando verso le rinnovabili, non sta facendo la conversione, e però fa credere che ottenere energia elettrica bruciando rifiuti sia una forma di energia rinnovabile. Questo tanto per dire gli atteggiamenti camaleontici da parte delle imprese. Quindi ecco, la mia risposta è, se credo a ciò che queste grandi imprese stanno dicendo, è no, assolutamente no, perché l'obiettivo delle imprese continua ad essere quello di far profitto, hanno bisogno di essere accettati da parte della comunità, hanno bisogno di essere accettati soprattutto da parte dei consumatori ed oggi anche degli investitori, in un momento in cui tutto sta cambiando, e tutto sta cambiando soprattutto da un punto di vista ambientale. La crisi ambientale è chiaramente sotto i nostri occhi, e allora ecco, le imprese non possono più ignorare la crisi ambientale e hanno bisogno di dimostrare che anche loro se ne stanno facendo carico, d'accordo? E il grande dramma è che loro sono gli artefici della crisi ambientale. Questo dobbiamo dirlo con molta chiarezza. E la ragione per cui noi oggi ci troviamo così inguaiati è perché da due secoli siamo dominati da un sistema che ha fatto della ricchezza il mito e ha detto che l'unico obiettivo che dobbiamo perseguire è quello di cercare di essere sempre più ricchi, senza preoccuparsi poi come questa ricchezza sarà distribuita. E questo è il grande inganno del PIL: per dimostrare se una società sta sempre meglio basta vedere se si arricchisce di più o no, e non si va a guardare poi in tasca a chi va questa ricchezza. Per cui il PIL cresce, questa comunità sta sicuramente meglio di quella che ha un PIL che invece non cresce. No, per pazienza, io appartengo per tradizione, per nascita, alla classe di chi sta sotto, e sappiamo che la classe di chi sta sotto ha sempre, non ha mai goduto poi dei vantaggi della crescita della società, per cui per me la distribuzione è fondamentale. E la distribuzione non è sufficiente per tentare di capire se tutti stanno godendo di questa crescita, dipende anche dal cosa si produce, altro aspetto fondamentale, e dal come si produce, altro aspetto fondamentale. Per cui ecco, io credo che sia arrivato sicuramente il momento di rimettere in discussione la crescita come tale, perché la crescita presuppone che si consumi sempre più risorse e si producono sempre più rifiuti. Questo è il fatto, d'accordo? E siamo in un momento in cui si sta assistendo al fallimento di questo tipo di modello. Lo vediamo, le risorse stanno riducendo in tutti gli ambiti. Un tempo ci preoccupavamo principalmente delle risorse petrolifere, poi abbiamo capito che il petrolio lo dobbiamo lasciare là dov'è perché produce CO2, questo ci sta creando guai su un altro piano. E oggi che cominciamo ad allargare la visuale su altre risorse, l'acqua è l'altra, una risorsa profondamente in crisi. La crisi dell'acqua sarà l'elemento che metterà in crisi profonda i sogni di gloria di questo sistema. Ma voi pensate che di acqua si occupa anche l'OCSE, si occupa anche la Banca Mondiale, che sono istituti che si occupano esclusivamente di crescita economica. La Banca Mondiale va dicendo l'acqua, la crisi dell'acqua sarà quell'elemento che in molte zone del pianeta ridurrà la crescita del PIL di diversi punti. Potremmo parlare di un'altra risorsa di cui non si parla abbastanza, la terra fertile. Noi dimentichiamo sempre che per tutti i nostri consumi abbiamo bisogno di terra fertile, qui potremmo aprire un capitolo che ci terrebbe impegnati un altro paio di ore. Ma quando parliamo di Amazzonia che sta bruciando, stiamo parlando di nuovo di un elemento che parte dalla crisi di terra fertile, perché la terra fertile ci serve non soltanto per produrre alimenti, non ci serve soltanto per produrre anche bestiario, perché il cotone ha bisogno di terra fertile, ma ci serve per imbarazzarci della CO2, che è il grande problema che noi oggi abbiamo, d'accordo? Per cui ecco,
questo sistema ha messo in crisi le risorse, nel contempo ci ha affogato di rifiuti, e il rifiuto più vicino è il rifiuto urbano, ma il rifiuto più temibile è l'anidride carbonica, è quello che sta veramente minacciando il pianeta. Non abbiamo percezioni, non lo palpiamo, sembra quasi che il problema non esista, invece è quello che ci sta minacciando. E noi ci rendiamo conto che se vogliamo tornare a far pace col pianeta, dobbiamo ridurre il consumo di risorse, dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti che produciamo. Questa è la grande sfida, sapendo che ne abbiamo un'altra, che noi abbiamo messo il pianeta a ferro e a fuoco non per garantire la vita dignitosa a tutti, ma soltanto per garantirci un privilegio a pochi. E chi sia quella parte privilegiata del mondo, noi la conosciamo molto bene, perché siamo noi stessi. Voi dovete immaginare che il mondo sia abitato, sia come abitato da un manipolo di grassoni che ha sfondato ogni ragionevolezza nel peso che convive con un esercito di scheletrici. Allora, gli scheletrici, se vogliamo garantire una vita più dignitosa, hanno bisogno di mangiare di più, hanno bisogno di vestirsi meglio, hanno bisogno di calzarsi, hanno bisogno di curarsi di più, hanno bisogno di studiare di più, ma se vogliamo hanno bisogno anche di viaggiare di più. E in un sistema mondo dove ormai abbiamo preso consapevolezza che le risorse sono limitate, gli spazi ambientali sono limitati, se vogliamo garantire una prospettiva a questa parte di mondo a cui non è stata garantita la dignità umana, c'è una sola possibilità: non basta più cambiare le regole, e questo è fondamentale, bisogna contemporaneamente che i grassoni accettino di sottoporsi a cura dimagrante. Non c'è niente da fare. E questa è una sfida, e la seconda sfida è la terra che lasciamo ai nostri figli. E qui da questo punto di vista ci rendiamo conto che nel regno dei vivente noi non seguiamo nessuna regola, perché tutto il mondo vivente è organizzato per garantire la sopravvivenza. Noi siamo l'unica razza che invece non se ne preoccupa, e pur di stare bene noi oggi facciamo razzia e lasciamo ai nostri posti un pianeta inabitabile. E gli rende la vita sempre più difficile. Allora, queste sono le ragioni per cui la crescita non è assolutamente più perseguibile. E allora dobbiamo cominciare a chiederci qual è il sistema alternativo. E qui voglio soltanto dare del flash per non rubare tutto il tempo. Benissimo. Successivamente. Se mi fai la domanda, io credo che bisogna cominciare. No, perché già molta carne è stata messa in fuoco. Ma tanto per dare del flash, credo che la sfida importante sia abbandonare l'economia pensata ed organizzata per i mercanti, perché questa è l'economia nella quale oggi noi siamo inseriti ed è l'economia che si continua ad insegnare nelle università, e dobbiamo cominciare a chiederci come va organizzata l'economia per servire la persona, che è tutta un'altra cosa, che ci obbliga davvero a ripensare cosa produrre, per chi produrre e come produrre. Con questa prospettiva, sapendo che nel contempo dobbiamo lasciare gli spazi agli impoveriti di oggi e lasciare pensare alle generazioni future che verranno. Per cui non ci può guidare il criterio di produrre sempre di più, ma al contrario, dobbiamo inserire l'altro criterio, cerchiamo di essere più parsimoniosi possibile per una questione di rispetto. Mi sembra che Gesualdi abbia colto appieno la sfida nei confronti che abbiamo davanti, e cioè quella che a me non sembra tanto di scegliere tra minore crescita e esigenza di soddisfare una popolazione mondiale che è in crescita. Si stima che attualmente ci siano 1.600.000 persone che hanno bisogno veramente di acquistare un livello di benessere come lo intendiamo noi quantitativo. Tra una ventina di anni saranno 5 miliardi. Dunque, come combinare minore crescita con un aumento delle esigenze e dei bisogni di una popolazione mondiale? Non è un problemino da poco. Cioè, io starei attento prima di dire niente crescita.
Niente crescita se vediamo le cose dalla prospettiva nazionale, anche europea se vogliamo, ma se ci mettiamo in un contesto mondiale il discorso è molto più complesso. Quindi semmai è un problema di direzione della crescita, non tanto di ridurre l'uso delle risorse, ma di fare un uso più circospetto delle risorse, di fare un uso delle risorse per esempio in direzioni che siano meno distruttive dell'ambiente. È un problema abbastanza diverso rispetto alla stretta scelta di produrre meno. Ripeto, comunque in Italia in questo momento la crescita è zero, quindi un certo problema sarebbe risolto. Ecco. Però vediamo che appunto la crescita zero ha dei costi, non è una cosetta trascurabile. Per quanto riguarda le grandi imprese, io sono perfettamente d'accordo con Gesualdo. Sono una sorta di polipi, di cancro dell'economia, di cancro dello stesso capitalismo. Occorre lottare contro queste mega gargantuesche imprese, le quali, ecco, vorrei che Gesualdi acquisisse questo punto, che peraltro ho trovato anche nei suoi scritti, queste imprese non perseguono il profitto. Potrà sembrare strano, ma vi posso garantire che le grandissime imprese hanno come obiettivo, e spiegherò perché, hanno come obiettivo la massimizzazione delle vendite, non la massimizzazione dei profitti. Hanno tali tasche profonde di liquidità da poter sopportare perdite e profitti a destra e a sinistra, compensano da un paese all'altro. In realtà seguono il principio dei bazar, cercano di mettere insieme il maggior numero di produzioni possibili nel maggior numero di paesi possibili per sfruttare le situazioni a loro più congeniali, a loro più semplici. Però in questo loro sforzo di produrre e vendere il massimo, no, si buttano in un sacco di produzioni del tutto indifferenti poi sia all'uso delle risorse che alla produzione di rifiuti. Questo è il punto da capire, le grandissime imprese non seguono un obiettivo importante. Vi potrà sembrare strano, volendo io posso anche documentarvi su queste cose, ma seguono un obiettivo di espansione delle vendite. Di quali vendite? Sono vendite soprattutto di beni privati. Sfido veramente chiunque, mi dispiace che non ci siano qui amministratori di grandi imprese, a dimostrarvi che le imprese di questo tipo sono interessate alla produzione di beni pubblici. Producono i beni che tutti compriamo, dall'acqua minerali alle noccioline americane, ai computer, alle automobili, ai prodotti farmaceutici, agli insetticidi, ai detersivi, eccetera, ma francamente sono piuttosto indifferenti alla produzione di